La fermata del silenzio, di Grazia. Mi arrestai. Quattro fermate e sarei scesa. Lì mi sentivo al sicuro. I corpi schiacciati addosso erano quelli di sempre, attenti e imbarazzati, desiderosi di far finire l'agonia per loro e per gli altri il prima possibile. Poggiai lo zaino a terra. Quando si aprirono le porte, contai le persone che scesero e quelle che salirono. Percepii dietro di me il nuovo assetto. Poi successe ancora. Era lo stesso uomo. Lo capii senza voltarmi. Ne riconobbi il sibilo nel respiro, questa volta vicino al mio orecchio. Spinse i fianchi contro il mio sedere, con rabbia. Si muoveva senza trattenersi, come se volesse punirmi. Rodeò il bacino premendolo contro il mio coccige in maniera frenetica. Poi si abbassò sulle ginocchia per raggiungere le parti intime e schiacciò ancora più forte, sicuro che qualunque movimento sarebbe rimasto nascosto dalla calca dei corpi ammassati e indifferenti. Restai immobile, incapace di reagire. La mente, concentrata sull'imbarazzo che annebbiava i sensi, non riuscì a inviare ai muscoli alcun comando. Sentì l'erezione dell'uomo farsi sempre più pressante. Sapevo che era sbagliato. Eppure restai lì, con i piedi ancorati al pavimento, come se una gettata di gesso mi avesse coperto per intero. Una paura sconosciuta mi scavava la pancia.